Italia, che è l'associazione che mi ha chiesto di fare questa ricerca storico-scientifica documentale sul rastrellamento del Quadraro, dalla quale stanno emergendo tante cose un po' diverse da quelle che si sono raccontate finora, però avevamo chiesto di fare una valorizzazione del monumento aggiungendo anche i nomi delle vittime, diciamo così, con una lapide o con altre situazioni. E quando però abbiamo proposto questo miglioramento di questo monumento, questa valorizzazione, è venuto fuori che la Commissione Storia e Arte ci ha risposto picche dicendo che no, il monumento così non andava bene come se l'avessimo fatto noi e magari era il caso di spostarlo. Ora, sembrano un po' pretesti questi, non sembrano cose logiche da poter proporre quando c'è qualcuno che a sue spese ti permette di migliorare una condizione, oltretutto di memoria di questa nazione, certo, e di Roma in particolare. Quindi ci sono una serie di problematiche su quel giardino che chiaramente impediscono comunque, sotto certi aspetti, forse è stato meglio che non abbiamo potuto ancora agire su quel giardino, perché fino a che quel giardino non viene fatta una guardiania fissa, vengono fatte delle manutenzioni programmate, cioè in qualche modo il Comune di Roma prende veramente in carico a livello centrale questa vicenda e agisce per migliorare tutta la situazione, è abbastanza evidente che questi episodi è probabile che si ripeteranno prima o poi. È aperto. Pierluigi, senti, ci prepariamo al 17 aprile, no? È un giorno importante in cui il Quadraro tutto, ma anche diciamo buona parte della città, ricorda quel rastrellamento, no? Sarà però la prima volta senza Sisto 40, reduce da quella brutale esperienza e testimone da sempre del ricordo di quei giorni. Certo, diciamo non è solo Sisto, certo. Recentemente è deceduto anche, poi è deceduto Edoardo Levantini, poi ultimamente è deceduto anche Guido di Roma, che aveva fatto un'importante intervista, che mi aveva rilasciato questa intervista nella quale spiegava il rastrellamento e che è stata mandata, diciamo, in visione anche l'11 aprile del 2017, perché è stata votata all'unanimità una mozione sempre proposta dalla NRP per conservare la memoria del rastrellamento del Quadraro. A tale proposito, voglio farvi fare uno scoop, il Presidente della Repubblica, e questo è veramente uno scoop, il Presidente della Repubblica ha concesso ai deportati del Quadraro rastrellati che sono ancora in vita l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica, cioè di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che la sindaca consegnerà il giorno 17 aprile insieme a noi. Questa è una bella notizia. Beh, penso di sì, anche la sensibilità del Presidente della Repubblica, che ha concesso motu proprio, cioè direttamente lui, senza istruttoria, cioè non l'istruttoria quella classica che fa il Quirinale direttamente, queste onorificenze. E noi ringraziamo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non fosse altro perché io abito là vicino e mi sento veramente onorata, diciamo, di questo conferimento, sì, anche perché per voi, Pierluigi, è una battaglia che va avanti da tanto. Sì, ormai sono 4-5 anni che stiamo ricostruendo tutto, abbiamo fatto avere anche la medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Don Gioacchino Rei, il parroco del Quadraro, che morì purtroppo il 13 dicembre 1944, investito da un'automobile in circostanze francamente anche un po' misteriose, insomma, è salita una macchina sul marciapiede, l'ha investito, non è una cosa un po' normale questa, sì, un po' strana, insomma, ti dà da pensare, via. E se quel parroco fosse sopravvissuto, dato che era anche amico di Montini, che poi è diventato Paolo VI, sicuramente questa vicenda del rastrellamento non sarebbe caduta nell'oblio per tutti questi anni, e quello era un uomo molto combattivo e serio. E poi tra l'altro era nato a Lenola, in provincia di Latina, e mi ha fatto molto piacere che adesso l'11 di marzo abbiamo ricevuto sia io che la MRP la cittadinanza onoraria di Lenova. Che bella cosa, ci stai riempendo di buone notizie. Senti, Pierluigi. Allora Pierluigi, visto che siamo in vena di scoop e di buone notizie, come ci avviciniamo a questo 17 aprile? Possiamo già annunciare qualche iniziativa ai cittadini che ci ascoltano?
Beh, la sindaca stanno preparando insieme a noi questa cerimonia nella quale verranno date ufficialmente le onorificenze agli anziani che sono ancora vivi. Non vi posso fare i nomi semplicemente perché non lo sanno ancora loro. Ah, ok. Perché allora... dobbiamo andarlo a consegnare personalmente, andrò io con la rappresentanza di Giulio Urbani a consegnare queste informazioni, queste lettere della sindaca che informa queste persone che hanno 92, 90, da 91, 92 anni a 96. Beh, è un bel riconoscimento. Assolutamente. Siete sì. stati proprio bravi. Grazie. Beh, la verità, poi ogni tanto no, bisogna anche riconoscere il lavoro, no, perché meriti, poi no? Uno dice che fa il ricercatore storico. Il ricercatore storico aiuta, no, anche a tenere sì, insieme sì. una comunità con queste... E come perché in quel modo si crea anche una valorizzazione della memoria. Se ci sono dei fatti concreti che poi diventano degli emblemi, degli esempi, e spero tanto che i mezzi di informazione questa volta vengano in massa a documentare quello che sta succedendo. Perché questa vicenda del rastrellamento del Quadraro è vista ancora dai mezzi di comunicazione un po' come una storia romana, e invece è una storia nazionale, perché certo. io ho trovato che tutti diciamo questi rastrellati in realtà vengono da tutte le regioni d'Italia e da 160 comuni diversi, perché il Quadraro ovviamente era un punto di aggregazione di persone che venivano dal sud e dal nord in cerca di lavoro verso certo. diciamo gli anni della guerra, e quindi ovviamente ci sono diciamo così persone che appunto hanno origini completamente differenti, ma anche grandi città, quindi non è che ci sono soltanto i paesini, no? No, e infatti ti volevamo ospite perché anche noi ne siamo abbastanza onorati, diciamo, di una storia che non è appunto solo romana. No, infatti, e fra l'altro è anche per questo che credo che il Presidente della Repubblica ha capito. Peraltro c'è un'altra cosa importante che pochi sanno: il rastrellamento del Quadraro avviene per la sparatoria che dell'osteria lì alla Campestre da Gigetto, nella quale c'era anche il gobbo del Quarticciolo. Sì. Però non fu lui a sparare, in realtà furono i suoi compagni, dice Basilotta. Io ho trovato anche la documentazione della testimonianza rilasciata dal gobbo proprio quasi in prossimità dei fatti, 10 giorni dopo, che si autoaccusò di altri delitti o di altre azioni partigiane, perché erano visti come delitti ovviamente dalla Repubblica Sociale, no? Però lui in quel caso era raccontato che stava sulla porta e che quindi non sparò. Però la cosa importante di tutta questa vicenda del rastrellamento è che i tedeschi in realtà subito dopo le fosse Ardeline, su ordine di Ettore di Himmler e a Kappler e agli altri geraschi, volevano deportare tutta Roma, cioè volevano avviare mezza Roma al lavoro coatto, chiaramente incominciando dai rioni che loro ritenevano maggiormente infestati dai comunisti, sono proprio le parole esatte, che erano Testaccio, Trastevere e San Lorenzo. Potendo fare questa azione, perché gli mancavano le divisioni necessarie, potete immaginare che vorrebbe dire una cosa del genere, no? Certo. Prendere tutti gli uomini validi al lavoro, metterli in fila e portarli non si sa bene dopo. Da bravi tedeschi prepararono i piani, ma non li misero in atto perché è solo tempo, no? Perché i militari poi sono sempre così, quando sanno che non riescono a fare determinate situazioni, prendono tempo con le autorità che glielo chiedono, certo, generalmente, certo. Perché insomma tutto il mondo è paese su queste cose. E allora? Avvenne per fortuna, e questa è la cosa importante, che non fecero quei rastrellamenti, ma la sparatoria che avvenne nell'osteria gli era il pretesto per poter agire al Quadraro. Era certo. semplice, perché il Quadraro stava, diciamo, fuori porta, era circondato da campi, quindi era facile si fare un rastrellamento lì. Luigi, ci racconti una storia dove noi abbiamo bisogno di più tempo, quindi ti rinviteremo e ci darai tutti i dettagli anche dei retroscena che hanno portato al rastrellamento del Quadraro. Noi naturalmente ti salutiamo, ricordiamo ai nostri radioascoltatori l'appuntamento del 17 aprile con il conferimento delle medaglie d'oro che il Presidente della Repubblica ha voluto accordare.
Sì, voglio essere più preciso, non sono medaglie, sono onorificenze. Onorificenze, ufficiali. Ignoranza mia, scusami. In pratica è un'onorificenza che viene data, che si chiama commendatore, i classici commendatori. Noi ne siamo lieti perché sono del Quadraro. Pierluigi. Grazie Pierluigi. Ciao, grazie. Buona giornata. E allora, dopo questa fantastica notizia, prima di salutarci e di arrivare in conclusione della nostra trasmissione, vogliamo ricordarvi ancora una volta la nostra mail roma@testaalta@gmail.com e la nostra pagina Facebook A Testa Alta, dove potete non solo riascoltare tutte quante le nostre interviste, ma anche mandarci le vostre segnalazioni. E ringraziamo anche oggi tutti quelli che sono intervenuti e anche, insomma, la nostra preziosa regia che ci permette di andare in onda ogni settimana. E con la musica di sottofondo ci fa capire che stiamo arrivando. Andrea Le Mura, ricordiamo che ci sta cazzando. La Mura, Andrea La Mura, chissà perché dico Le Mura, ci vuole fare, sei piace, grande. Piace, abbiamo fatto le murate, abbiamo sforato. Abbiamo comunque battuta, madonna. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre con Roma, sempre con la voce dei romani, sempre a testa alta. Un augurio di buona giornata da Alessandro Cozza, da Giorgio Carra, Erika Battaglia. Non ha più il compagno, ma nei suoi tre figli trova quella forza che la fa andare avanti. Mario ha quattro denti, ma sorride spesso. C'è chi dice furbo e chi lo crede solo.